immerso nel verde. Mi giro intorno e non vedo altro che bellissime piante di fragno. Le loro chiome, sempre verdi, mi ostacolano lo sguardo. Mi faccio strada tra piccoli sentieri sterrati. Poi la vedo. Non ci possono essere dubbi. Ecco che scorgo in cima alla collina la città di Noci. Borgo di antica origine che sormonta dolci pendii collinari, un crocevia di racconti e trascorsi che partono e si tramandano nel cuore pulsante della Puglia. Scorgo su un campanile e inizio a salire ed arrivo davanti alla chiesa di Santa Maria di Barsento. Accanto ad essa sorge un antico convento, oggi diventato masseria. Sono rapito dal bianco lucente delle pareti esterne. Insediamento in altura che consentiva il controllo ottimale dell'intera viabilità. Mi avvicino e noto un'iscrizione incisa su pietra calcarea. Non è tutta leggibile, ma risalirebbe almeno al 200. È affascinante. Una cuspide centrale domina la facciata della chiesa, mentre un campanile a vela completa la costruzione. Thank you.
centrale su due laterali che comunicano tra loro. La pavimentazione è costituita da lastrine irregolari in pietra viva. Anche l'interno è rapito dal bianco dell'intonaco e solo nell'absidiola di destra si può vedere un nodo di colore. Circondati dal cielo stellato su azzurri arabeschi. I due altari laterali hanno il tipico aspetto di arie pagane ed appaiono come mense isolate poste in fondo alle absidi, ove il muro si incurva ad arco per servire da tribunal sacerdote. Maggiore è stato rifatto nel 600 in stile barocco. Guardandolo rimango rapito dalla bellezza di un dipinto dove sono raffigurati la Madonna con bambino, San Pietro a sinistra e un santo con il copricapo papale a destra. Questa tela è racchiusa in una pregiata cornice barocca la cui sommità si staglia la figura del Padre Eterno.
Esco dalla chiesa, ancora colpito dalla bellezza del luogo, e inizio a incamminarmi. Il centro di Noci mi aspetta. Tra queste strade, il bianco calce delle pareti accompagna il mio viaggio. Anche i tetti a pignon di locale pietra calcare, le chiancarelle seguono il mio cammino tra. Mentre scopro le bellezze di questo borgo, catturano la mia attenzione le gnostre, piccoli slarchi chiusi su tre lati e con il quarto che si affaccia sulla strada. Sono piccole corti comuni dove un tempo si intrattenevano relazioni, i bambini giocavano e le donne si disponevano a sbucciare le fave, rammendare e filare. Continuo a vagare tra le vie del centro e noto fantasiosi comignoli in pietra, giochi di scale ed una caratteristica facciata di un antico palazzo. Ha un bellissimo loggiato decorato, con quattro archi divisi da una colonna centrale e due laterali poggiati ai muri vicini. Vagando qua e là, scopro le tipiche edicole votive, dedicate soprattutto al patrono San Rocco e alle Madonne di casa nostra. Si susseguono all'improvviso, mentre passeggio, quasi in un involontario gioco del nascondino. Thank you.
piazza Plebiscito. Stupenda piazza Plebiscito. La più importante di questo borgo antico. Ed è qui che mi appare la chiesa madre di Noci. Le pietre intatte ancora oggi sembrano parlare. Potrebbe essere gotica, dato lo stile che fa prevalere le linee verticali su quelle orizzontali. Sull'architrave della chiesa madre di Noci noto ancora la data 1470 e leggo i nomi in caratteri gotici dei committenti degli ampliamenti della chiesa. Poco più sopra è raffigurata l'incoronazione della Vergine. Il Cristo in trono, raffigurato insolitamente a sinistra della scena, incorona la madre inginocchiata di fronte con le braccia incrociate sul petto e gli angeli a basso rilievo e a mezzo busto spalancano e reggono il tendaggio. Chiesa madre di Noci, contornato da un motivo a scacchiera, mi soffermo sulla sua complessità. In alto, al centro, il Pantocratore in una corona d'alloro retta da due angeli, poi Adamo ed Eva e, ancora, giovani uomini ed esseri alati. Mentre trattengo nella mia mente le immagini della bellissima chiesa madre.
cammino e mi ritrovo in via Porta Putignano, sull'asse viario principale che attraversa il centro antico. E qui mi imbatto nell'ex convento delle Clarisse. Dell'ex convento delle Clarisse presenta tre arcate di ingresso attraverso le quali si accede al suggestivo chiostro interno. Non posso non entrare per visitarlo. Il cortile, originariamente aperto, è oggi protetto da una struttura trasparente. Sono circondato da un elegante porticato in pietra con quattro alte aperture a ogiva sui tre lati e una serie di affacci dal piano superiore. Paesaggio campestre contornato da fragneti e pascoli. In lontananza scorgo una bellissima struttura bianca. Mi avvicino. Si tratta di un magnifico esempio di villa masseria di fine Settecento che crea un'armoniosa atmosfera. È masseria murgia albanese. Già masseria murgia albanese. Testimoniano la presenza di antichi fienili e il fragneto ospita un raro esempio di apiario seicentesco in muratura. Noto che il materiale utilizzato per l'apiario è lo stesso dei trulli tipici della zona,
La struttura è in chianca lavorata a mano ed è lunga ben 16 metri. I massari mi raccontano che questa masseria racchiude la storia degli Albanese, una ricca e potente famiglia nobiliare della zona. Masseria Murgia Albanese conserva ancora oggi la sua antica vocazione produttiva. Intorno all'edificio ci sono coltivazioni, animali al pascolo e le armi dedicate all'apicoltura. La facciata si presenta con doppia scalinata, il che fa pensare alle influenze barocche, secondo una commistione di linguaggi tipica del tardo 1700. Sono curioso, voglio vederla all'interno. Noto un'incisione che trasmette la volontà della famiglia Albanese di fare una residenza unica nel suo genere. We'll be right back.
paese. L'atmosfera che aleggia in ogni angolo è colma di antico fascino. Nulla è cambiato. Le strutture, gli infissi in legno, i vecchi chiavistelli, le chianche bianchissime in ogni parte della casa, gli stipi, i soprammobili e le candele. Tutto è rimasto immobile, come se qui gli orologi non si fossero arresi al passare del tempo. Vago tra gli ambienti a bocca aperta. In una stanza noto una collezione di fucili da caccia ben conservati e tirati a lucido e dei cappelli posati sulla cassettiera. Sembra come se debbano essere indossati da un momento all'altro. Chiesetta all'esterno, nata per soddisfare le esigenze devozionali della borghesia agraria. Nonostante si tratti di una chiesetta di campagna, il suo interno è finemente decorato. È impossibile non notare un bellissimo affresco di Domenico Carella del 1737, in cui si racconta la leggenda della fondazione della città di Noci, legata alle vicende di Filippo d'Angiò. È un trepidio di colori. Thank you.
chiesetta e lascio la masseria. È giunta l'ora di tornare. Ho ancora negli occhi ogni dettaglio che questo antico borgo mi ha regalato. Il bianco della calce, il grigio delle pietre, gli accesi colori di affreschi e quadri nascosti all'interno degli edifici. Tutto questo si trova qui, in questa crocevia nel bel mezzo della Puglia. Nuci, non sarà facile dimenticarti. Thank you.
I don't know.